Io ringrazio voi che mi avete invitato, ringrazio come movimento Rifiuti Zero, un movimento bottom up, da parte dal basso, non in un ordine gerarchico, ma in un ordine, se vogliamo, di natura etica. Ringrazio le associazioni, i comitati, i movimenti che hanno con Patrizia spinto perché io fossi qua, e ovviamente ringrazio l'amministrazione comunale, a partire dall'assessore, il quale mi ha campinato per trovarmi telefonicamente. Alla fine ce l'abbiamo fatta a avere un lungo colloquio telefonico, il sindaco e tutti i tecnici, i dirigenti, del gestore glorioso del CEM di Milano Est. E mi fa piacere essere qui, anche perché queste sono zone dove negli anni 90 sono venuti dei lavoratori molto importanti che Enzo Favoino mi ha fatto conoscere già dagli anni 90, che con piacere visito nuovamente, incontrandomi, stando insieme, valutando l'evolversi della situazione insieme ad Enzo, che è un amico oltre che un esperto di grande livello. Io giro l'Italia, sono stanco ma felice, perché è un privilegio incontrare persone che il sabato, invece di andare a fare lo shopping o a vedere la partita o non lo so, o più semplicemente dedicarlo a qualcosa di ricreativo, lo dedicano a imparare, a conoscere, a sviluppare relazioni. Quindi in questo percorso non credo di concedere niente alla retorica, se affermo che ho il privilegio di incontrare le persone migliori che ci sono in Italia, comunque persone speciali. E quindi nel piccolo penso anch'io di essere, diciamo, una ragione per cui è possibile realizzare questi incontri. E il mio metodo di studio è divenuto quello di abbinare la conoscenza a partire dalle buone pratiche e dai buoni incontri. Non solo conoscere le buone pratiche, ma conoscere attraverso buoni incontri con persone che, appunto, sono lì non per caso, perché sono state catturate, come fa la televisione, ma perché intenzionalmente sono venute ad incontrarmi e sono quindi disponibili a mettersi in gioco e a creare un circuito virtuoso. C'è un grande bisogno, io dico, in Italia. L'Italia è un paese bellissimo, da montagne russe trovi il peggio e trovi il meglio. Sicuramente però in questi tempi c'è bisogno di aria pulita, c'è bisogno di respirare, purtroppo l'aria è inquinata in tutti i sensi, e allora c'è da andare a trovarcela l'area buona, perché sia possibile tornare a respirare, a far respirare la democrazia, perché Rifiuti Zero non si occupa prevalentemente di rifiuti. Rifiuti Zero si occupa di educazione, si occupa di democrazia, si occupa di comunità, si occupa di futuro, si occupa di una rivoluzione in corso che deve avvenire, dove si deve connettere, dove si connette in modo naturale il sud della passione civile con il nord dell'espertise. Credo che chi si avvicina a Rifiuti Zero deve sapere che non è un luogo arido dove si discute di percentuali o dove si discute di sudicio, ma si discute di qualcosa che ha a che fare con il nostro presente e che ha a che fare con il nostro futuro. Naturalmente, se riesco ad andare oltre, anche se può essere aperto, posso dire, spegnendo la luce, no? Sì. Il percorso che faremo velocissimo, perché penso che anche Enzo non voglio togliere argomenti ad Enzo nella sua successiva presentazione, né al tecnico che si occuperà dell'applicazione dei 10 passi di Rifiuti Zero in questo comune, nel comune di Bimercate. Però un viaggio rapido attraverso questi 10 passi credo che sia utile farlo, poi magari rapidamente dopo vi racconto un po' quello che è la mia attività. Avete visto prima che io sono
un po' simile a quell'animale che si chiama ornitorinco, non si sa bene che bestia sia, sono sia un attivista, il mio cuore batte da attivista, sia un esperto, perché occupandomi di materiali di scarto dal 1976 ho conosciuto, se non altro, ho avuto l'avventura di conoscere persone che mi hanno insegnato un sacco di cose e poi mi ci metto anch'io, che forse qualcosa ho saputo elaborare, avendo poi svolto la funzione di presidente della mia azienda di gestione della Piana di Lucca, che si chiama Ascit, ho varcato un po' la soglia che conduce, che ti fa passare dall'approccio civile all'approccio dotato di expertise. E adesso sono il direttore del centro ricerca Rito di Zero, di cui però appunto nella seconda parte rapidamente vi parlerò. Questi sono 10 passi, quelli maggiormente concettuali, quelli metacognitivi, sono il passo numero 1 e il passo numero 8. Nel passo numero 1 ci sta un'ovvietà che però ovvietà non è. I rifiuti ci sono quando io mischio, quando io metto l'umido con la parte asciutta degli scarti. Allora a quel punto ciò che non esisteva precedentemente prende corpo e si trasforma in quello che nominalisticamente definiamo rifiuto, e che in natura non esiste. Quindi questo gesto produce rifiuti, ma questo gesto delle due mani, delle 10 dita, se tiene separati i diversi materiali di scarto, i diversi flussi, non prevede la formazione di rifiuti, ma anzi pone le premesse perché questi materiali divengano preziose risorse che ci evitano di aggredire ulteriormente attraverso i processi estrattivi del nostro pianeta, e che ci consentono ormai di vedere il Cassonetto come se fosse una miniera urbana e non un luogo puzzolente dentro il quale buttare tutta la nostra falsa coscienza. Quindi i rifiuti sono la possibilità di fare o non fare rifiuti passa dalle nostre mani. Davvero il pianeta è nelle nostre mani e non è un'affermazione teorica. Molte volte assistiamo a dibattiti astrusi sulla sostenibilità ambientale. Noi tutti, ogni minuto, abbiamo nelle nostre mani la possibilità di gettare via pezzi di pianeta oppure di salvaguardarlo e di riproporne la sua riproducibilità come deve essere, come dovrà essere all'infinito. Quindi il problema di gestione dei rifiuti non è un problema di macchine magiche, di ultima generazione di inceneritori o di termotrattamenti, insomma di macchine, non è un problema di tecnologia e di hardware, ma è un problema di buona organizzazione, di buona informazione, di buona formazione, è un problema di software, è un problema rispetto al quale il protagonista principale a scrivere nei titoli del film è la comunità del luogo, sono le comunità che formano un territorio. Noi, attraverso il primo passo, prevediamo il non ricorso all'incenerimento dei rifiuti, prevediamo anzi qualcosa di più, cioè il contrasto frontale alla realizzazione o laddove ci sono la graduale dismissione degli impianti di incenerimento. Ma questo approccio non è ideologico. Certo, ci sono motivi che la letteratura scientifica a livello internazionale ormai ha sancito: la pericolosità sanitaria, l'impatto ambientale di questi impianti, la produzione di gas inquinanti per la salute, ma anche clima alteranti. Ma in questo contesto l'approccio all'incenerimento dei rifiuti è un approccio di sistema, è un approccio di funzionalità. È abbastanza evidente che se io sequestro le risorse ingenti dal punto di vista economico per dirottarle alla realizzazione di impianti di incenerimento che sono costosissimi, è chiaro che questo comporta che per 20-25 anni
il sistema di gestione dei materiali di scarto, trasformandosi in quello che viene chiamato sistema integrato di gestione dei rifiuti, si scrive così ma si legge inceneritore con recupero di energia, per 20-25 anni ingesterà il sistema dove le politiche di riduzione, le scelte di riparazione e riuso, la massimizzazione dei processi di compostaggio e di riciclo sono satelliti che ruotano intorno alla macchina centrale che attrae tutti quanti gli investimenti e le risorse umane. Su questo io credo che anche la controparte laicamente dovrebbe scendere dai poli delle public relations e dire effettivamente così, cioè se io faccio un impianto di incenerimento non lo faccio perché quando magari la raccolta differenziata arrivasse all'85% lo dismetto quell'impianto. Poi porteremo avanti il caso della Lombardia insieme al caso dei paesi del nord Europa dove hanno realizzato mega impianti di incenerimento. È un problema funzionale. Una volta che si è realizzato un impianto di incenerimento si diventa dipendenti dai rifiuti, come se ci fosse un overdose di rifiuto da rastrellare per bruciare all'interno del camino. Non c'è nessuna ideologia. Se qualcuno smentisce questo ragionamento elementare fatto da un maestro elementare, beh, io sono il primo che ascolterò attentamente la decostruzione di questo ragionamento. Allora, gli impianti di incenerimento non entrano nel percorso rifiuti zero. I passi successivi sono passi operativi. Almeno stando in Italia, nella modalità più efficace per organizzare sistemi di raccolta differenziata è il sistema porta a porta integrato con le isole ecologiche, perché spesso ci dimentichiamo dell'importanza delle isole ecologiche. Le isole ecologiche sono importanti, se non vengono realizzate di pari passo alla diffusione dei porta a porta, il rischio è che certe tipologie di rifiuto, magari non solo gli ingombranti, ma a partire dall'ingombrante, ma anche certe tipologie di rifiuto, gli scarti pericolosi, o certe tipologie come i pannolini, i pannoloni, se non si prevede una modalità di ritiro anch'essa porta a porta, la persona se li trova in casa e reagisce in modo assolutamente sconsiderato, ma non perché egli stesso è sconsiderato, ma perché il servizio è stato porto in modo sconsiderato. Quindi quando si parte porta a porta, isole ecologiche, la finalità è di fornire un servizio che sia il più possibile a misura d'uomo, perché girando l'Italia io trovo molti amministratori, anche magari di quei comuni virtuosi che hanno dei buoni livelli percentuali di raccolta differenziata, che però poi finiscono con l'immancabile lamentela rivolta contro la comunità, rivolta contro la cittadinanza. No, il problema non è di essere buoni, buonisti, popolari o populisti, il problema è che il servizio, come dice la legge 152 di gestione, di igiene ambientale, deve essere gestito in termini di efficacia ed efficienza, deve essere ben organizzato. Se ci sono delle falle nel sistema dei conferimenti, è inevitabile che dalla prima lamentela ad onde concentriche la lamentela comporti la disaffezione della comunità rispetto a quella che magari sulla carta è una buona pratica. Quindi il servizio va ben organizzato in tutti i dettagli, naturalmente va anche ben comunicato e aggiornato, perché quando è in gioco non c'è la macchina ma c'è quel software delicato che è la comunità, bisogna arrivare all'ultima fila del proprio comune in modo tale che il messaggio sia chiaro, reiterato e che venga ben compreso, possibilmente riducendo a zero gli atteggiamenti burocratici. Ecco quindi che quando parto un porta a porta, io non sto parlando di bimercate, non sto parlando di comuni che sono partiti nella seconda metà degli anni 90 col porta a porta, questa è una zona pioniera del porta a porta, noi abbiamo imparato, io ero presidente di Ascit e venni a visitare e incontrai Enzo Favorino proprio qua nei comuni del Milano Est, quindi. Però è fondamentale
evitare atteggiamenti burocratici. Allora come si può fare? Per esempio, invece di mandare gli addetti del gestore a informare su come si fa una buona raccolta differenziata, per esempio nel nostro comune abbiamo mandato le associazioni. Antonio, invece del direttore, vice direttore, ha detto di sei tu Antonio, che colma è qua? E sono venuto a portarti il bidoncino. Ah, ma lì ora fanno anche quella roba lì, ora come si fa? Noi, la mia moglie addirittura è andata anche in brillazione perché non sa dove mettere il tetrapack. Ecco, invece la confidenzialità. Non ti preoccupare, dai, via. Tanto fa, offrimi un caffè. E allora noi andavamo nelle casse sul modello, negli anni in cui è partito il primo porta a porta nel 99, andavamo nelle case come si fa, ci vanno i venditori di pentole. Bussavamo, chiedevamo se ci ospitavano e se poi la sera si poteva utilizzare la residenza del signor Rossi per fare un incontro di cinque delle famiglie dell'isolato o delle famiglie del condominio. E quindi veniva fuori un incontro dal volto umano, non anche questo dal volto umano, insomma già 70-80 persone pongono una complessità di domande, di tempi, eccetera, eccetera, di 10, 12, 15 persone, alla fine delle quali veniva fuori, ma io dove la metto la carta della pizza? Io dove la metto il tetrapack? Ma che poi dopo, è vero che buttano tutto insieme? No, ecco, ecco che cosa vuol dire comunicare bene, non essere burocratici, basta con la burocrazia. La burocrazia uccide l'anima. Questo, la comunità c'è perché non ha una rigidità, è fluida e il tessuto comunicativo deve essere mantenuto fluido. Ecco perché io insisto sull'aspetto comunicativo, che poi ritorna in termini di efficienza ed efficacia nella diffusione del messaggio. Allora il giorno dopo hai delle eccellenze, hai risultati molto emblematici, significativi dal punto di vista della resa operativa. Naturalmente se variamo un porta a porta occorre avere una efficace filiera di compostaggio e di riciclo, preferisco usare riciclo perché riciclaggio ci sono anche delle novità, sono state riferite meglio. È meglio non tirarlo in ballo perlomeno in questi momenti per pudore. Ecco, naturalmente Enzo parlerà efficacemente, molto più efficacemente di me, di come il rifiuti zero di compostaggio sia più importante del riciclo, che pure è importantissimo, ma la cui importanza risiede soprattutto nel fatto che se io ho 100 euro e non posso fare un porta a porta, io l'altro giorno l'altra sera ero a Massa, comune di Massa, non di provincia Massa Carrara, e lì non hanno soldi, hanno il 29% di raccolta differenziata. Io sono andato a tirare le orecchie al sindaco, c'erano tutti gli amministratori, c'erano le associazioni che erano con me, quindi io stavo in casa, e ho detto, non ci sono soldi, quei 100 euro investiamoli per fare il porta a porta della frazione organica, perché la frazione organica che deve essere prima segregata dal resto, perché è quella che propaga patogeni potenziali, è putrescibile, genera odori, ma soprattutto contamina sul piano merceologico, preclude o condiziona pesantemente la possibilità di recuperare i materiali cartacei in primo luogo, il cartone in primo luogo, e poi ha caduta anche però le plastiche, i metalli, il legno, i tessuti e così via. Quindi è la prima raccolta differenziata da fare se proprio uno non ha le economie sufficienti per poter partire. Poi quello che si produce è un compost di qualità. Noi non abbiamo solo da proporre il modello San Francisco dove le fattorie che producono vini di pregio per loro, il pregio vino californiano è considerato pregiato, insomma, con tutto rispetto per gli amici californiani, non è che poi sia così brillante come il vino. Noi abbiamo il nostro consorzio italiano dei compostatori, il cui brand è molto importante, perché quando gli dicono ma noi produciamo compost certificato, ma
c'è o non c'è il brand del, del CIC? Spesso quelli di Quadrifoglio a Firenze, ho 100 riconoscimenti, ho 100 brand, e poi si viene a scoprire che non c'è quello del CIC. Per forza non te lo prendono gli agricoltori, perché uno dei primi impianti a livello nazionale che partì a produrre compost fu in Toscana, Pistoia, il famoso Dano, che produceva compost ammendante ma da rifiuto indifferenziato. E i contadini, gli agricoltori ci trovavano le penne Bic, ci trovavano i pezzi di vetro. Da allora si è bruciata la piazza. Oggi si sta riconquistando il mondo agricolo, bisogna coinvolgere attraverso i piani rurali di sviluppo, incentivare il ricorso al, al compost proveniente dalle, dalle raccolte differenziate, però occorre puntare sulla qualità, la pulizia, non solo visiva ovviamente, ma sulla, sul valore agronomico del prodotto. Ecco, a quel punto i risultati sono eclatanti. Ora noi stiamo stressando nel contesto, per esempio, dell'Empolese Valdezza, che raggiunge l'85% di raccolta differenziata. Il compost dell'impianto di Empoli viene venduto, seppur a prezzo simbolico, a Frescobaldi per la produzione di vini, e stiamo lavorando con il biodistretto di Greve in Chianti, dove il comune di Greve ha aderito a Rifiuti Zero, per una soluzione alla San Francisco, visto che Greve in Chianti è proprio gemellato con San Francisco. Impianti di riciclo. Mentre il compostaggio è preferibile farlo in campagna, in prossimità dei potenziali utilizzatori, vale a dire le fattorie, il riciclo è un procedimento fondamentalmente di tipo industriale, deve essere realizzato, e oggi purtroppo non è che abbiamo grandi difficoltà a trovare capannoni dismessi, in aree industriali già fornite di logistica, in modo tale che non si aggrava l'impatto del traffico, la movimentazione, altrimenti insomma, comunque, anche se stiamo facendo un'operazione rilevante dal punto di vista ecologico ed energetico, però un impatto ambientale su chi sta nelle zone dove questi impianti vengono realizzati ce l'avrebbe. Quindi occorre realizzare il riciclo prossimo alla città in modo tale che sia facile ricollocarlo nella filiera produttiva. Fino a pochi anni fa, fino a poco tempo fa, si affermava che voi parlate di comuni ad alta percentuale di raccolta differenziata, i famosi raccoglioni, sono raccoglioni, no? Perché poi non è mica la stessa cosa raccogliere in modo separato e riciclare, è vero? E allora tiriamo un ballo, ma non c'è mercato. Sì, ci sarebbe il Green Procurement, ma poi viene non fatto rispettare, quindi poi ci vogliono gli inceneritori. Questa è una delle zone, poi ne parleremo un po' della Lombardia. Beh, oggi non si può dire, perché l'Europa ha detto che la miniera urbana, ha detto nel 2011, ha pubblicato un paper in cui si dice che l'uscita dalla crisi dipende dalla capacità di proporre una industria del riciclo, che sarà il volano per l'uscita dalla crisi. Ci sono un'infinità di piani che dimostrano quanti posti di lavoro, centinaia di migliaia di posti di lavoro, se parliamo solo dell'Italia, più di 1 milione se parliamo dell'Europa. Ecco, ma tutto questo è abbastanza intuitivo. Se andiamo a vedere la discrasia che c'è tra le remunerazioni riconosciute dai consorzi di filiera del CONAI, del Consorzio Nazionale degli Imballaggi, attraverso il famoso accordo ANCI dell'Associazione dei Comuni, i comuni non sono mai stati attenti a strappare per i cittadini il meglio, bisogna dirlo, no? Prendono quello che l'industria vuol dare loro, cioè pochissimo. Oggi deve cambiare questa storia, e i consorzi di filiera più o meno per i materiali cellulosici e per i polimeri danno la metà di quello che è la remunerazione del libero mercato. Quindi oggi è preferibile per alcune tipologie, sicuramente, per esempio la carta congiunta, le riviste insieme al cartone, quando si mette tutto insieme si chiama congiunto, quando si raccoglie per tipologie si chiama selettivo. Cioè la remunerazione della carta congiunta è 33 per il consorzio Comieco, mentre sul libero mercato supera il 50-60 euro tonnellata. Quindi oggi chi dice che non è economicamente sostenibile incontrare la massima intercettazione di materiali fa un'affermazione falsa.
è tendenziosa. Naturalmente, come diceva Pocciante, ci sarà pure un perché l'Europa ci stressa a dire entro il 2020 tutto quello che è riciclabile e compostabile non dovrà essere né bruciato né messo in discarica. L'Europa non ha fatto una considerazione ecologica. Alla base di questo ragionamento ci sta la macroeconomia. Gli analisti, l'anno scorso a maggio è stato tenuto un seminario per gli eurocrati, per i funzionari europei, dove si lavorava attorno a come superare quello che non fa dormire l'industria manifatturiera europea, vale a dire la scarsità di materie prime, per cui nei prossimi 25 anni si prevede che ci sarà un incremento di fabbisogno di materie prime e seconde del 75%. L'Europa ora i polimeri, le fibre cellulosiche, in buona parte le manda in Cina, le manda in Indonesia, le manda in India, le manda in Brasile, nei paesi dove c'è concentrato il 60% ormai dell'industria manifatturiera. Se l'industria manifatturiera vuole rimanere anche in Europa, ha bisogno di tenersele per sé, di tenersi per sé quello che c'è nel cassonetto miniero urbano, non di andarlo a bruciare nell'India. Quegli amministratori pubblici che dicono bruciamo commettono un crimine economico oltre che ecologico. Bruciare ricchezza in un momento di crisi, interrare ricchezza in un momento di crisi è imperdonabile. Quindi è un momento magico in cui ecologia ed economia si incontrano. Sfruttiamo assolutamente questo incontro che non avviene frequentemente. La parola crisi nel linguaggio orientale significa anche opportunità. Non vediamo solo depressivamente la crisi. Ragioniamo, dalla crisi usciremo. Se avremo non da riproporre l'inerzia che non ci sarà, l'industria sporca che ha lucrato Moratti ha lucrato dalla combustione del PET, dei cascami dell'industria petrolifera. Se c'è qualche parente me lo dite, non uscita dalla crisi non somiglierà all'industria sporca e assistita, ma sarà qualcosa che dovrà vedere davvero coniugate efficacia e efficienza, perché molti che ci guardano, che ci guardavano, che non ci guardano con rispetto, ma con sufficienza, sì, vabbè, voi avete tanto animo civile, siete uomini, ma in Toscana si dice anche vischeri, ma la terminologia è tutti zero waste, per la verità, che un pochino nella traduzione un po' ampia, non l'ha coniato il movimento internazionale di rifiuti zero, l'ha coniata la Toyota, che notoriamente non fa beneficenza e che non concede niente al buonismo. La Toyota ha constatato un dato evidente, che più un ciclo produttivo è inefficiente e maggiore la produzione di scarti in termini di pericolosità e in termini di quantità. Più un ciclo produttivo è efficiente e minimizzazione c'è dello scarto. Quindi la terminologia zero waste, spreco zero, ha a che fare più con l'efficacia e l'efficienza, la ricerca di sistemi che massimizzino l'efficacia e l'efficienza, che dell'etica, se vogliamo. Poi naturalmente è etico, la natura è etica, perché non spreca niente, non toglie niente a nessuno, la restituisce, anche se in modo, diciamo, complesso, mirabile, che più o meno intuiamo e forse non capiamo fino in fondo. Quindi rifiuti zero propone un approccio economico dell'economia come studio della casa, come diciamo effettiva valorizzazione del piccolo, medio, grande patrimonio che abbiamo a disposizione e che dovremmo poi, diciamo, condividere con le generazioni future. Passo numero 5, forse questo interessa di mercati, non so se è in corso di realizzazione un centro di riparazione e riuso. Bisogna andare oltre le isole ecologiche. Le isole ecologiche hanno a che fare con la nozione di rifiuto. I centri di riparazione e riuso impediscono che beni passibili e possibili per una seconda vita
vadano a varcare la barra o la sbarra che li trasforma, seppure mantenendoli dentro un binario virtuoso, in codice CER, vale a dire in rifiuti magari avviati positivamente al riciclo. Noi immobili di seconda mano, che in Italia hanno un mercato floridissimo, il mercato del mobile usato è floridissimo, ma anche il mercato dell'elettrodomestico più problematico, perché non c'è la tracciabilità, è più complesso sapere se un frigorifero è del 2041 o del 1884. Ecco, nonostante questo, anche per l'economia a cui facevamo prima riferimento, è importante che le province, i soldi che hanno per la formazione, c'è un tanto di province, i soldi per la formazione, lì dirottino verso la formazione di giovani falegnami, di giovani tappezzieri, di giovani meccanici, riparare le biciclette. Noi siamo stati l'anno scorso a Göteborg, dove c'è un grande centro del riparazione e riuso, c'è un laboratorio di riparazione delle biciclette che ripara le biciclette e le restituisce a un parco ciclistico della città. I turisti usano le biciclette riparate. Pensate che bel messaggio al non spreco e oltre che al risparmio effettivo allo smaltimento, perché io vado spesso in isola ecologica, sono tante biciclette rotte, facilmente riparabili. Un meccanico preparato, magari anche borderline rispetto all'esperienza scolastica, quindi sociale e ambientale, si incontra, può essere una soluzione sociale, imprenditoriale, di economia locale, di microeconomia, che però veicola solo piccole storie a lieto fine. Noi abbiamo bisogno di storie vincenti, abbiamo bisogno di essere positivi, e rifiuti zero è positivo. Dice di no, ma dice soprattutto una caterva di sì, e ci mette il cuore, ma ci mette anche la competenza, perché è semplice imparare dalle buone pratiche. Dov'è che fanno questo? Non occorre inventarsi, non occorre ricevere l'ingegnere di turno che viene a proporti l'affare di turno del secolo, ma andiamo a vedere che cosa. Il nostro piccolo centro storico c'è un problema di viabilità per i nostri mezzi di raccolta dei rifiuti, è un centro di pregio. Andiamo a vedere come hanno risolto il problema, se lo hanno risolto in città simili a Vimercate. Allora ci mettiamo a ricercare, facciamo una rosa di soluzioni e scegliamo quelle soluzioni da andare a visitare, e magari ci sarà noi da insegnare qualcosa, ma magari ci sarà pure da imparare qualcosa. Buone pratiche, buoni incontri. Anche a livello locale, mi ricordo negli anni 90, gli amministratori locali ci dicevano: sì, noi siamo d'accordo sulla riduzione dei rifiuti, però è il legislatore, è il Parlamento, noi che si può fare? Noi siamo papini, secondo noi. Chi lo dice? Oggi i sistemi di ricarica alla spina, i pannolini lavabili, la sostituzione dell'usegetta nelle scuole e nelle mense pubbliche, l'autocompostaggio familiare, ma soprattutto la tariffazione puntuale. Ho sentito dall'assessore che voi state lavorando in quella direzione. Beh, la tariffazione puntuale è un volano importante per far ridurre, non solo per far aumentare la raccolta differenziata, mediamente si parla di un 6-7% in più di lievitazione delle precedenti percentuali di raccolta differenziata, ma addirittura si può ridurre il rifiuto, perché è vero che non tutta la comunità è disponibile immediatamente a dare il meglio di sé, ma vi è, io lo quantifico nella mia stima discutibile, ma un 15-20% che magari in presenza della TIA puntuale va a comprare, non perché abbia bisogno dei soldi, ci vogliono anche vedere, ma lo fa perché c'è un rinforzo positivo. E dice: allora non solo mi è stato riconosciuto che faccio il mio dovere di cittadino civico, ma voglio andare oltre, invece di prendere la monoporzione, la monodose, scelgo un prodotto che abbia un imballaggio, che sia riciclabile o che magari non abbia l'imballaggio. Qualcuno va addirittura a prenderlo al negozio a chilometro zero, o comunque va al mercato rionale anziché andare alla grande distribuzione, oppure va alla grande distribuzione perché ha visto che gli hanno messo i sistemi della ricarica. Ecco,
quello che noi dobbiamo mettere in movimento non è una o due azioni, ma tante piccole azioni che producono non un'addizione ma una moltiplicazione. Hanno a che fare con la, con diciamo così, il coinvolgimento, il valore aggiunto. Siamo noi e la comunità, non sono le azioni in sé che vengono in modo ingegneristico congegnate. Certo, queste devono essere congegnate, ma poi quando il meccanismo va in funzione, mette a sua volta in movimento altre ruote dell'unità. Siamo arrivati agli incentivi economici, oggi non so, certo, secondo me c'è anche un po' di sadismo nel governo italiano e nel legislatore italiano, quindi non è solo tra il governo, il legislatore, perché sono partiti dalla TARES, poi alla TASI, no, poi alla TARI, poi alla TASI, poi io non, cioè voglio dire, ma non si rendono conto che per i comuni è drammatico questo paletto, e per alcune categorie di utenze speciali come i ristoratori o i fiorai, i pizzaioli, può significare la chiusura o meno di attività che rischiano aumenti fino al 300% a seconda di come verrà congegnata. Ora si sbologna, come al solito c'è un problema, lo si mette il fiammifero nelle mani dei comuni. Ecco, questo secondo me non è corretto dal punto di vista istituzionale, però i comuni che sono aperti, che accettano la sfida, che non hanno paura, che sono sospinti dal basso dai cittadini, che investono nel valore della cittadinanza attiva, credo che possano avere anche un'opportunità, perché la tendenza verso la quale bisogna andare è quella you pay as you throw, cioè te paghi in base a quanto butti. Quindi qualsiasi sistema dovrà tener conto, perlomeno nella quota variabile, di sistemi che ormai sono applicati. Qui mi sembra che c'era già la zona del sacco prepagato, che viene adottato per esempio a Verbania. Se pensi di smaltire tanto, paghi tanto perché prendi un sacco grosso. Pensi di essere virtuoso, prendi un sacchettino così e paghi di meno. Ma ci sono sistemi più tecnologici, Cafannoli ha adottato sul modello di moltissimi comuni dal nord al sud, insomma il modello del ex consorzio Priula, l'identificazione informatica del codice a barre, con la differenza che noi usiamo il sacco grigio e non il mastello, non il bidoncino. E c'è stato anche un dibattito, io ero favorevole più al bidoncino, però devo dire che ha dei vantaggi: viene apposto un tag, un'antenna sul mezzo che va a ritirare l'indifferenziato, e per cui viene identificata la frequenza dei ritiri che ogni utenza, diciamo, ha bisogno. Più volte riempio il sacco grigio, più pagherò. Meno volte mi viene ritirato perché lo riempio di meno, perché sto attento, guardo nei primi scaffali del supermercato, e meno pagherò. Ormai non c'è da inventare, anche i progetti pilota sono patetici, c'è da mettere a regime, c'è da andare a vedere le buone pratiche, studiarsele bene, fare le verifiche del caso prima di partire, avere la testa sulle spalle. Non è che ora si fa un progetto pilota su 12 persone, no? Se non funziona, cioè di solito sono quei famosi tentativi, il lupo mascherato da agnello che cerca di invalidare le buone pratiche, perché ora io ve le do le buone pratiche, però poi se pagate di più non è colpa mia, io ve lo do l'obiettivo di salvare ambiente, ma lo pagate, è un lusso. Ecco, ora per fortuna amministratori illuminati se ne trova sempre più, ma un tempo vi assicuro che era molto complicato. Spero che non sia stata la vostra esperienza solo con questa amministrazione, ma anche con le precedenti. L'ottavo passo è quell'altro concettuale. Esso è diviso in due sottopassi. Uno è invece operativo, ma risponde a un criterio di fondo. Nel sistema di gestione integrata dei rifiuti si fa sparire il corpo del reato. Il residuo scompare o nascosto nel ventre della terra, nella discarica, oppure trasformato in nanopolveri negli inceneritori. Occhio un vedo quando non vuole, sembra che il problema dell'usa e getta non sia un problema, non c'è, anzi ci sono i termovalorizzatori, no?
ormai è tutto nelle mani della pubblicità, delle public relations, trasformano il brutto in bello, no? Ma se si va a vedere, no? Non è così. Rifiuti Zero invece vuole vederci chiaro, vuole capire che cos'è che è rimasto sullo stomaco del sistema di digestione dei rifiuti. Non ho digerito di nuovo, pomodoro, baccalà che ho mangiato ieri sera. Io voglio studiare il baccalà e il pomodoro che mi è rimasto sullo stomaco. Io devo studiare la frazione residua, devo capire che cosa ha riempito il sacco grigio. Naturalmente il sacco grigio ce l'ho comunque pieno e devo affrontare il problema giorno per giorno di non farlo traboccare. Ecco che quindi abbiamo bisogno di impianti di trattamento che minimizzino gli smaltimenti. Noi parliamo, non ci vuole necessariamente gli inceneritori, è assolutamente è da inibirsi ed è inibito, anche se in Italia ci sono il paese delle deroghe, è inibito inviare a discarica rifiuti che non siano stati pretrattati. Ecco, quindi questo impianto che tratta la frazione residua deve essere un impianto a freddo che non ricorre ai trattamenti termici. Poi i trattamenti termici sono con fiamma, senza fiamma, c'è la pirolisi, in Sicilia vogliono i pirolizzatori, e poi ci sono quelli che propongono l'acqua al plasma, ma poi fondamentalmente siccome i pirolizzatori, gassificatori, impianti di acqua al plasma, se si va a vedere su scala industriale non esistono. Io mi sono occupato anche di questo da maestro elementare, si fa l'acqua al plasma. Poi c'erano due impianti in Giappone, in tutto il mondo. Uno lavorava sui copertoni delle automobili e uno sui fanghi. Quindi trattamenti termici alternativi, eterna promessa mai pervenuta. In realtà ci sono i buoni vecchi inceneritori, che tanto buoni non sono. Ecco, occorre per la frazione residua attivare tutte le tecnologie, tutte le strategie per estrarre ancora, per non arrendersi allo smaltimento. E allora, come Enzo chiamerà, come li ha chiamati sulla base di alcune esperienze professionali che sta conducendo, abbiamo introdotto questo termine affascinante, comunque operativamente ben fondato, di fabbriche dei materiali che recuperano ancora i metalli con l'elettrocalamite, che recuperano magari in via manuale, toccando gli impianti di trattamento meccanico-biologico di cabine, dove lavoratori ben protetti, mascherine che non respirano le polveri che circolano nell'impianto, recuperano soprattutto il legno, il cartone anche per via manuale, i materiali cartacei, anche se parzialmente contaminati le cartiere. Io vengo dal distretto cartaceo, quello di Capannori è il più importante d'Europa, quindi per produrre l'ondulato vanno bene anche tipologie di carta, diciamo, un po' contaminata. Quello che rimane al netto della stabilizzazione della frazione organica che attraversa i fori del vaglio orizzontale è un misto di plastiche e qualche impurità, qualche pezzetto di vetro, qualche pezzettino di carta, eccetera. Oggi, dal punto di vista industriale, siamo in grado di trasformare i polimeri eterogenei che formano il cosiddetto plasmix, cioè la plastica mista, in prodotti. C'è un elenco di 18 prodotti che vanno dai vasi dei fiori, vasi degli olivi, vasi. Noi abbiamo il distretto florovivaistico di Pistoia, usano i vasi di plastica da polimeri eterogenei. Possono essere utilizzati polimeri eterogenei per questo scopo. Le cassette dell'ottofurta, i pilots su cui vengono, diciamo, assemblati gli imballaggi per essere trasportati in giro. Insomma, ci sono 18 i tubi per l'idraulica, 18 prodotti da plastica seconda vita. Quindi oggi siamo in grado, a fronte di 100 kg che fin dall'inizio entrano nel sistema, di inviarne stabilizzati, quindi quasi inertizzati, 10 kg in una discarica transitoria. D'altronde, anche con il ricorso all'incenerimento dei rifiuti, abbiamo bisogno di due discariche. E tra l'altro devo dire che mentre la stabilizzazione di un metro cubo
di questo materiale che è in uscita dal sistema che vi ho descritto può essere, diciamo così, costipato in modo tale che in un metro cubo ci va più di una tonnellata, le ceneri sono più difficili, sono più pericolose, poi è più difficile incorporarle, e in letteratura si dice che in un metro cubo ce ne vadano 0,8-0,9. Quindi l'occupazione di suolo è meno impattante con il nostro sistema, senza considerare che comunque la discarica deve allungare il proprio ciclo di vita, perché entro il 2020 si debba quasi annullare il ricorso alla stessa. Una cosa è chiara, lo abbiamo messo nero su bianco nella proposta di legge: bisogna distinguere tra il ruolo del gestore e il ruolo del raccoglitore. In Sicilia, io ero a Siracusa 15 giorni fa, hanno il 3,9 di raccolta di raccolta differenziata, ma se si va a vedere anche qui Cocciante ce lo ricorda, ci sarà pure un perché colui, incredibilmente, ma è un problema topico questo qui, incredibilmente chi ha la discarica gestisce anche la raccolta, e Milano è lo stesso, ma dove sarà l'interesse a mettere nel camino o a fare le raccolte differenziate? Quindi il gestore delle raccolte deve essere separato nella funzione dallo smaltitore. Lo smaltitore dovrà scomparire in linea di massima. Colui che avrà sempre più spazio sarà il gestore, inteso gestore pubblico, ma anche consorziato con gestori privati, perché io non ho paura di un privato che mi va a raccogliere i tovagliolini di carta che mi cadono dalla tasca. Il suo interesse privato coincide in quel momento nell'interesse pubblico di sottrarre il più possibile allo smaltimento, perché per lui sottrarre allo smaltimento significa economia locale. Quindi è molto importante chiedere piani dove si fa la separazione dei ruoli. La proposta di legge su questo si diffonde ed è uno dei punti qualificanti che abbiamo voluto sottolineare. Il secondo step del passo 8 è quello che si studia la frazione residua. Ora io non ve la faccio lunga perché già sono lungo, ma sostanzialmente quello che non è riciclabile, quello che non è compostabile, sono errori di progettazione industriale. Fino qui, fino al settimo passo, si ottiene il 70% di raccolta differenziata, poi ci siete vicini, poi magari si arriva anche all'80%, ma quel 20-25% va messo letteralmente nelle mani dei produttori. Non è riciclabile, amico, non è compostabile, amico, è un errore di progettazione. Dobbiamo gradualmente, non domani, ma insieme alle università, insieme al Consorzio Nazionale degli Imballaggi, insieme agli studenti dei corsi tecnici anche delle scuole superiori, perché se no la scuola di che si deve occupare? Io credo che la frontiera della conoscenza sia laddove si uniscono i saperi informali con i saperi formali. Io non credo nei corpi separati, io non credo nelle università che girano a vuoto, che producono i libri che si scrivono, si leggono e si vendono, che producono la cultura del pensiero unico. Non a caso qui avete i politecnici, avete la Bocconi. Cosa proponete per la gestione dei rifiuti? Vincenitori, operato. Quanta creatività che ha investito nel dire. Sono tutti uguali, poi scaricano, lo faccio anch'io da internet, sai? Quindi oggi la frontiera della conoscenza sì deve mobilitare i laboratori, la ricerca, i laboratori di ricerca, ma le deve connettere con quella conoscenza della memoria dei luoghi. Io faccio sempre l'esempio, ora piove c'è sempre le alluvioni. Mi ricordo, ero consigliere comunale negli anni 90, mi venne a cercare un omino che ora è morto, il letto, così, che mi diceva: Rossan, vieni giù nell'area industriale, ha traboccato tutto, ti faccio conoscere l'ex mugnaio. Ecco, lui mi portò e lui conosceva 50 volte di più del reticolo dei fossi e dei canali dell'ingegnere comunale, senza togliere niente all'ingegnere comunale. Questo è un esempio di sapere informale. Sono quelle persone, quelle biografie che hanno la memoria dei luoghi.
la storia sedimentata. Questa memoria è parte di una conoscenza, naturalmente, che ha bisogno anche di sapere formare, ha bisogno della ricerca, ha bisogno dell'innovazione. Però c'è stato un cerchio incantato negli anni 90, in Toscana, ma credo anche qua. Noi vogliamo perseguire il terreno della modernizzazione. La modernizzazione è sinonimo di tecnologia, ultima generazione. La modernità non è questa. La modernità è il software, ma non solo l'informatico. È la buona organizzazione, è la buona relazione. E guardate, non c'è niente di etico, ma si sta parlando di efficacia e di efficienza, che poi certo dà anche piacere ed è la via per essere felici, perché bisogna ritornare ad usare questo aggettivo. Noi siamo qui perché vogliamo essere felici, sì, spudoratamente io voglio essere felice, va bene? Nonostante la crisi è possibile, ma per ottenere questo abbiamo bisogno di avere più conoscenze, di più di zero. Io credo con la presunzione di dire è stato un percorso di apprendimento collettivo che ci rende tutti più ricchi. Oggi di rifiuti non parla più il tecnocrate. Veniva negli anni 90 il compassato ingegnere, non ce l'ho con l'ingegnere, anche l'amico Pisano, lui è ingegnere Pisano, peggio di così, non può esistere. Simpaticissimo. Ti tengo a cena. Veniva esoterismo, solo noi. Ma che cosa? Scusi, lei che mestiere fa? Ma io tapino faccio. Ora è la comunità che insegna a come si applicano le buone pratiche. È un ribaltamento rivoluzionario. La rivoluzione non ha a che fare con dati epocali. La rivoluzione è questa: cambiare day by day, giorno per giorno, quello che fino a ieri sembrava consolidato. Rifiuti zero sta cambiando come un calzino non solo la gestione dei rifiuti, ma anche tanti altri aspetti collaterali alla gestione dei rifiuti. Rifiuti zero non per il riciclo, le plastiche. Io non sono contro, a priori, contro le plastiche. Io dico, io sono appassionato ma non fanatico. Però io sono contro la plastica usa e getta e sono contro l'inciviltà dell'usa e getta. Se ci guarderemo con l'occhio di chi ci guarderà tra 100, 150 anni, 200 anni, sorriderà, dirà questi qui si credevano tanto avanti, erano dei trogloditi, perché l'usa e getta è una cosa di un'inciviltà incredibile. In California c'è una sensibilità terribile circa i continenti di plastica. C'è una consapevolezza, voi sapete, no, dei famosi vortici, ormai i polimeri plastici micronizzati sono entrati, sono scambiati per plancton dai pesci, sono entrati nella catena alimentare, quindi insomma, voglio dire, noi bisogna liberarci dalla plastica, perlomeno a partire da usa e getta. Questo è il sistema che immagino sia anche qua attuato. La notizia più importante, secondo me, ora l'assessore mi ha dato anche la documentazione sullo stato delle raccolte differenziate, della produzione dei rifiuti, non ho avuto tempo di guardarlo, è una domanda che avevo fatto a Enzo Paolino. La notizia più importante non è per Capanno l'80-82% di raccolta differenziata, ma la notizia strabiliante è che siamo passati da 1,92 pro capite al giorno, questo è dell'anno scorso, a 1,18. La riduzione dei rifiuti ottenuta è del 39%. Sul giornale andrebbe messo non l'80% di raccolta differenziata, ma il 39% di riduzione dei rifiuti. E non tutta viene dal passaggio dallo stradale al porta a porta, che la Lombardia lo insegna, significa il 15%, 10%, in alcuni casi anche il 20%. Ma anche quando parliamo della soluzione più eccellente del 20%, c'è un 19% che non è la sommatoria delle piccole buone pratiche, perché sostituire la plastica nella scuola, come è avvenuto, è uno 0,001, non è il messaggio che lancia e che penetra nelle famiglie e che in termini numerici significa stare attenti agli acquisti, significa creare un trend positivo
alla penetrazione in profondità, alla conquista delle anime delle persone, che arriverà prima o poi anche a quelle dell'ultima fila, a quelle che magari fino all'ultimo s'ostinano a portare il sacchetto a Milano perché magari vanno al lavoro là e non c'è il cassonetto, allora se lo portano là. Ma quello lì, a volte ci sono gli amministratori furbetti, però fanno il turismo del rifiuto. Certo, c'è una percentuale, 3-4%, certo che bisogna intervenire con squadre di ecovolontari, bisogna intervenire anche con la punizione quando è reiterato il comportamento incivile, però diciamo che non è che per 4% bisogna invalidare il prodotto del 96%. Ecco, la politica di riduzione è quella che sta più a cuore della strategia Rifiuti Zero. Il riciclo è bello, ma è molto migliore la riparazione e il riuso, è molto migliore la riduzione e la prevenzione dei rifiuti. Dotarsi di un piano di riduzione dei rifiuti. Capannori si è dotato di un piano approvato con la delibera di riduzione e prevenzione dei rifiuti. Un compito che io darei da maestrino elementare all'osservatorio è di lavorare per l'elaborazione di un piano di questo tipo. Questo è il mio sindaco, mi dice quando va in giro Rossano, di che il sindaco e il comune salutano i cittadini che sono Giorgio del Ghingaro, ci sono anch'io, ci ha creduto. Ci ha creduto, 2007, questi sono i comuni Rifiuti Zero, ma ormai non li segno più perché ogni giorno c'è uno nuovo, siamo, io dico 200, non ci siamo, siamo 197, c'è anche di Mercate, non lo sapevo io, un po' timidi siete stati, me l'ha detto l'assessore l'altra sera, allora ho detto subito a Patrizia Pappalardo che aggiorna il sito, oh c'è anche di Mercate, mettilo subito. Ecco, questo lavoro è quello che facciamo noi, 20.000 euro in 3 anni, il mio centro di ricerca, andiamo, la foto non è molto sexy, però vi assicuro che è affascinante vedere il mondo da quella prospettiva, è la faccia sporca del nostro modello, e vi si capisce un sacco di cose, analizzando i singoli sa che si può capire, si entra nelle economie, no, anche nella psicologia delle famiglie, magari si trovano le medicine, magari si trovano e si capisce, questo deve essere una famiglia di anziani, questa che ha bambini, questa qua ha fatto il compleanno, c'era un sacco di tovagliolini sporchi con i pezzettini di pasta, quindi si entra nelle case, ma non è ovviamente una violazione della privacy, è un modo di comprendere. Ecco, questi sono alcuni esempi, sono piccole storie a lieto fine, questa è la moglie, credo, era fidanzata all'epoca, ma di un ragazzo che stava chiudendo la stalla, sette vacche madre, io vado al sindaco in crisi, io ho 7 vacche madre, devo chiudere, lui è vero, devo chiudere, no, sto scherzando, ma è la verità, no? Devo chiudere la stalla, ma che potrei fare? Perché quando c'è un problema vado dal sindaco. Non so se c'è ancora il sindaco, lo sa bene. E il sindaco disse, perché Giorgio ci crede, il nostro sindaco, è stato anche lui dopo di me il presidente dell'azienda, dell'Ascit, è uno che si intende anche lui stesso del problema rifiuti, disse, ma perché non apri uno di quei distributori a latte? Noi ti diamo una mano, te lo costruiamo noi, te ci metti però, ecco, ora le sette vacche secche sono diventate una trentina. È la storia, a lieto fine. Piccole storie, ma piccole storie di persone comuni che dimostrano che si può essere positivi. Ecco, questo è il famoso negozio F Corta, sbarcato anche a Milano, non sono mai stato a vedere il nuovo negozio di Milano, spero che non mi deluda, spero che possa dire, ma il sistema è davvero brillante, geniale, anche se poi a pezzi c'era già diffuso il know-how, loro hanno avuto la genialità di mettere tutto insieme, e, diciamo, i saponi, l'igiene personale, con i prodotti di pregio, l'olio, qui hanno avuto un'infinità di ispezioni da ASL. Magari non vanno così spesso a fare l'ispezione all'inceneritore, però a quei ragazzi che giustamente è un prodotto alimentare, quindi non si può scherzare, qui c'è un know-how alla faccia di chi dice poi volete tornare al passato, qui è un ritorno al futuro, e però loro, siccome non vogliono fare il franchising, vogliono fare un network di questi negozi
mettendo a disposizione il know-how accumulato da questi ragazzi. Ecco il vino, i prodotti locali, lavorano 6 agricoltori solo per questo negozio, un negozio piccolo, insomma, grande come questa stanza, quindi un piccolo supermercato, però ovviamente non è, non vi dovete immaginare che sia una stanza. Ecco, sono tutti prodotti, vedete di qua i contenitori a caduta per la pasta, quindi il solido, il food insieme all'igiene personale. Questi sono gli alunni che ho portato alle medie, qui erano il secondo, il primo giorno non ce n'erano metà, era un giorno, non mi ricordo, erano 27 in realtà. È il primo giorno in cui abbiamo eliminato dalla mensa le bottiglie in piedi. Ho voluto immortalare, io non le faccio mai le fotografie, ma l'ho voluto fare. Ecco bimbi, progetto pannolini lavabili, l'analisi merceologica che avevamo mi sembra nel 2008, Enzo, che aveva fatto la scuola agraria del Parco di Monza, l'analisi del residuo, però io ho sempre detto, a me non mi interessano i numeri, sono nominalismi, 1,7, che vuol dire? Io voglio parlare con la buccia di banana. Perché sei finita nel sacco grigio anziché nel sacco nel bidone marrone? Voglio capire la patologia che ci sta dietro. Se capisco la patologia, capisco anche la terapia. Allora il feedback è: devo fare più informazione. È finita lì perché non ho informato il ristoratore, oppure non sono intervenuto adeguatamente per il ristoratore, non ho informato la massaia, non ho informato le famiglie. Lo devo fare meglio. Studiamo il residuo. Abbiamo un team operativo, ho due designer, è venuto l'altro giorno da Roma un designer di 47 anni che sta prendendo la seconda laurea, vuole fare il tirocinio nel centro di ricerca, 20.000 euro in 3 anni, e quindi gli ho detto: guarda che qui si parla di succio. Ecco, non mi portare lampade, ecco, cose strane, si parte dal brutto, però si vuole andare al bello. E poi abbiamo l'agronomo, abbiamo l'attivista, abbiamo il professore, abbiamo l'educatore, eccetera, l'informatico, che riprendiamo tutte le visite, facciamo 2 volte al mese, una volta sul giro del ritiro delle famiglie, una volta sul giro del ritiro delle utenze speciali, vale a dire dei negozi. E poi abbiamo un comitato scientifico, presidente Paul Conant, il coordinatore a gratis. Quando posso, cioè quasi mai, il rimborso spese per Enzo, cerco di trovarlo. Da noi purtroppo la trippa non si trova. E abbiamo aperto le case studio. Qui siamo a Natale 2010, il piattino rosso lo tradisce, avevamo già notato, ma in quel periodo probabilmente questa industria cresce al ritmo del 15% all'anno, trovammo un sacco di queste capsule, non solo la pazza, Nescafè, Indy, Coop, eccetera, eccetera. E dicevo, questo è un problema perché rimane sullo stomaco del sistema di digestione dei rifiuti, non c'è alternativa allo smaltimento, anche se tu mettessi, Dio mio, mi è venuto uno da Empoli, mi ha inventato un marchingegno che mi fa scattare l'opercolo, però l'ho deluso, è andato via, piangeva quasi, ma lo sai che non è imballaggio e non lo puoi mettere nell'ultimateriale, o ce lo metti ma te lo conteggiano come impurità? Recupero il fondo del caffè, però il polipropilene, che è plastica di Brevi, non è giuridicamente recuperabile se non a costo di peggiorare la fascia di appartenenza della multimateriale recuperabile. Oddio, risulta questo è perfetto. Qui è il designer che sta studiando quanti tipi di materiali sono usati, se uno è imballaggio, vedete, siamo sul posto di lavoro, e abbiamo fatto una lettera, piccolo scrivano capannorese, abbiamo detto con chiarezza: la comunità di Capannori fa l'80%, forse potremmo fare un pochino anche di più, ma questo rimane, non c'è alternativa allo smaltimento. Ci siamo documentati, ma non neanche davanti alla persona più fanatica del mondo non c'è alternativa allo smaltimento, è un errore in progettazione. Cortesemente, ci date una mano a riprogettarlo? Io non pensavo che la pazza rispondesse, il giorno dopo la pazza risponde: a scuola, sono l'ufficio stampa della pazza, grazie per la lettera, andiamo a febbraio, passa un mese, poco più, all'Innovation Center di Torino, troviamo AIFA, che è quel segmento di Confindustria che tratta il prodotto alimentare,
dicono grazie, vogliamo collaborare con voi, ci sentiamo coinvolti in una soluzione. Ora stanno trattando col ministero e a giorni dovrebbero partire 3 progetti pilota, uno su Cafano e uno su Portici, perché in questi incontri incontravamo Illy, Kimbo, Lavazza e i maggiori, è venuto a trovarci Coop da Bologna, ecco, e la soluzione non è delle migliori, tendono a separare il polipropilene triturando dal fondo, però quello che è molto importante è che hanno dovuto far buon viso a cattivo gioco, hanno capito che responsabilità del produttore questo problema, che il produttore deve rimboccarsi le maniche, quindi per noi la vittoria è epocale, anche se i risultati specifici tarderanno ad emergere, è una vittoria, diciamo così, di approccio. Abbiamo coinvolto quello che il Rio di Zero chiama responsabilità estesa del produttore. Ecco, nel frattempo è venuto fuori un vendite di Roma che ha prodotto i cloni che vanno sulle macchine Lavazza e Nespresso, riutilizzabili 300 volte. Non è che forse è un mercato di nicchia, perché chi fa questa roba magari non sta così a... Però intanto è un segnale all'industria. È venuto un esperto di imballaggio farmaceutico che sul modello dell'aspirina è riuscito a bombardare la polvere del caffè compattandola in modo tale che attraverso una macchina dedicata, mantenendo i vantaggi del monoporzionato, perché aumenta il caffè di questo tipo? No, ci sarebbe la moca, la napoletana, perché negli uffici, e negli uffici soprattutto, anche nelle case, ma soprattutto negli uffici, hai la pausa di un minuto, non hai tempo di starti lì, e fai boom, è facilissimo, non ti sporchi, prendi il caffè e ritorni. Allora in qualche modo, anche se la via maestra è quella di andare a recuperare il caffè all'italiana, bisogna andare incontro anche ai nuovi bisogni, fossero essi stessi il prodotto di una frustrazione, di una difficoltà. Ecco, l'idea del monoporzionato è davvero interessante. Poi questo ingegnere ha prodotto i cloni di Nespresso e di Lavazza smontabili, cioè si preme dal sedere ed esce anche il sedere e il tappo, si recupera ed è imballaggio e si può mettere nel multimateriale. Con Coop abbiamo iniziato un percorso comune, naturalmente da seguire, sono tante le questioni, ma sono convinto che poi novità matureranno. L'altra sciagura sono i pannoloni, più che pannolini, ma anche pannolini, perché poi non tutte le famiglie, c'è necessità di chi si muove con l'uso del pannolino lavabile deve anche adottare dei set di lavanderia, magari ubicati, noi siamo andati a visitare il progetto Lavanda di Bologna, per quelle famiglie che non hanno tempo di lavare i pannolini, li metti fuori, un piccolo costo che comunque compensi bene, perché i pannolini vengono regalati per il primo anno dalla farmacia comunale e pagati il 50% per il secondo anno, quindi anche se paghi qualcosa è molto più economico del pannolino se getta, però ci vuole, noi non siamo partiti col set di lavanderia, ora ci dobbiamo aggiornare il servizio che ha perso un po' degli aderenti iniziali. Tante scarpe, la terapia è stata, apriamo il centro di riparazione e riuso, troviamo tanti sneakers, le scarpine dei bambini, perché sono a pronta crescita i bambini, e quindi la scarpina di un anno non vale più per l'anno dopo, cresce ora, tantissime vanno a finire nel centro di riuso, e tutto il corredino per i bambini va via come il pane, la prima comunità che viene lì sono i marocchini, la seconda sono gli italiani, la terza gli albanesi, la quarta i romeni, ma gli italiani hanno bisogno in un modo, ma poi voglio dire, se è gestito come a Göteborg, c'è il ristorante, c'è il bar, sono boutique dell'usato, bisogna coltivare il senso del gusto, non che ha sempre il sudicio, c'è l'immancabile puzza del sudicio. Ecco, in questo modo i centri di riparazione e riuso sono luoghi di socializzazione che magari promuovono cultura, oltre che promuovere informazione alla comunità sulle buone pratiche, possono essere lo sportello del gestore e così via. Abbiamo realizzato anche un po' per dire il piccolo museo degli orrori di progettazione. Da orrori, da errori ad orrori, è un orrore. Io dico, l'estate, quando vedo l'estate mi viene proprio la traverba.
Non è tanto che minaccio la lettera a Estate, alla Nestlé, però purtroppo andando in giro non trovo il tempo. Comunque, coinvolgere la responsabilità estesa del produttore. A questo punto hanno senso anche i numeri. Dall'indagine empirica si ritorna all'indagine matematica. Di nuovo con Enzo, sono state fatte due indagini merceologiche, una sulle utenze domestiche, vedete l'organico è bassissimo, forse un pochino più alto di quello, diciamo, del 3%, perché se non sbaglio, Enzo, correggimi, c'è un po' di sottovalido, la frazione della carta, ecco. Però più del 90% della frazione organica le famiglie lo intercettano, magari lo fanno per il nipotino, no? E lì non c'era ancora la TIA puntuale, quindi probabilmente se andiamo adesso da gennaio c'è la TIA puntuale, probabilmente le famiglie hanno ulteriormente, sono al 90% le famiglie di raccolta differenziata. Se andiamo a vedere, c'è pochissima carta, 90% viene recuperata, la carta ha un grande valore economico, poi c'è le cartiere, abbiamo problemi. La frazione organica, che è circa il 14% nella frazione residua, viene soprattutto dalle utenze speciali. Ecco l'importanza di capire la patologia. I ristoratori probabilmente non hanno quella motivazione che hanno le famiglie, hanno anche un'organizzazione aziendale più complessa, perché hanno i clienti, i bar, magari arriva il cliente e il cornetto metallo lo mette non nel bidoncino dedicato, ma lo mette nel residuo. Allora se non lo fai per virtù, fallo perché risparmi. Allora la terapia è la TIA puntuale, risparmiare da 1000 a 1500 euro per un'utenza speciale come la ristorazione è possibile e può fare, se non la differenza, ma parte della differenza. Quindi bisogna personalizzare il servizio e leggere in controluce i risultati, essere costantemente messi alla prova dell'autocritica, migliorare e implementare costantemente il servizio, chiamando la comunità a condividere, a migliorarsi, perché tutto dipende da quello. Questo è il progetto Rifiuti Zero degli albergatori, questo dovrei essere io, sono io un po' più giovane, insomma, graziato. E adesso vi invito, gli amministratori, ma è roba di attivisti, è roba di associazioni, oltre che di amministratori e di gestori, il 7, 8 soprattutto, 9, full immersion, il corso di formazione Rifiuti Zero Campania. Dicembre. Costo dell'iscrizione 50 euro, perché dobbiamo pagare i rimborsi dei formatori. Il 9 è dedicato all'economia da rifiuti zero. Abbiamo invitato Dismeco, che smonta 500 lavatrici al giorno recuperando il 95% il rame, l'alluminio, l'acciaio, le plastiche, il vetro dello blocco, 95%. Abbiamo invitato RD Tecno, che produce dal CDR, dal combustibile da rifiuto del consorzio Priula, ha cominciato a produrre manufatti plastici, cassette con l'ottofrutta, quell'azienda che io ho messo in contatto con i cartari di Lucca, che hanno 100.000 scarti di scarto di papper, le impurità che sono nei maceri della raccolta differenziata della carta, piazzettini di plastica e il resto. I cartari hanno sempre proposto gli inceneritori dagli anni 80, io 20.000 euro in 3 anni ho messo in contatto, perché non praticate di buoni incontri? Incontriamoci. Cartano, sono andato, i test hanno funzionato, ora i cartari mi stanno tirando per la giacca, me recuperato, attivista, Rossano parla col sindaco, noi abbiamo già il capennone pronto per impiantare localmente un'azienda per usare non più i pilots, i pancali in legno che vengono usati dalla cartotecnica, quella che dal cartone, il cartone lo trasforma in scatole, si chiama cartotecnica, usano i pancali per trasportare poi gli scatoloni prodotti. Ecco, l'obiettivo, lo scarto di palper diventa materia prima per produrre i pilots non in legno ma in plastica. Quindi noi non stiamo facendo un lavoro che è astruso per l'economia, ma stiamo stimolando la buona economia, perché noi riteniamo che noi non siamo mai stati anti-industriali, noi siamo contro l'industria sporca e credo che sia sacrosanto e assistita, perché di solito l'industria sporca è quella che prende i soldi
dalle tasche dei cittadini. Mi lascio 2 minuti però da Lombardia e sarò severissimo. La Lombardia è l'unica regione dove negli anni 90 è passato l'incenerimento dei rifiuti. Nel resto d'Italia ce la stiamo giocando dovunque, compreso nel Piemonte, nel Veneto praticamente è stata stoppata. Negli anni 90, complice la crisi della discarica, è partito l'incenerimento come falsa alternativa alle discariche. Io me lo ricordo quel periodo, perché poi Milano cominciò a portare alla discarica di Cardinezzate, di Bergamo. Insomma, sta di fatto che voi avete un parco impiantistico, avete un'offerta impiantistica di trattamento termico sovradimensionata sul modello dei paesi del nord Europa. Sono stati fatti troppi inceneritori e di grande scala. Oggi che le buone pratiche sono in attività, e un applauso a Milano che ha dimostrato l'uovo di Colombo, oggi si pone all'ordine del giorno un exit strategy dall'incenerimento dei rifiuti. Vi mercate i comuni che imbracciano non solo le buone pratiche di raccolta differenziata, ma le buone pratiche di rifiuti zero, possono dare una grande mano nel cominciare a dare un'indicazione su come lavorare ad un programma graduale di exit strategy. La stessa Regione Lombardia ha approvato una mozione in quel senso. Si tratta di stare alle costole di quell'importante risultato. Noi non diciamo che domani è possibile, ma possiamo lavorare da ieri perché tra non molto, entro il 2020, come dice l'Europa, diventi possibile. Ecco, potrebbe essere un grande laboratorio la Lombardia, utile anche per il resto d'Europa, perché dovunque in Europa, se parliamo di rifiuti zero, dobbiamo fare i conti con l'incenerimento dei rifiuti. Che in Francia, in Germania, anche in Austria, ahimè, in Olanda sono dovunque, o comunque ce ne sono moltissimi. Se noi accumuliamo il know-how per gradualmente uscire dall'incenerimento in certe regioni d'Europa, questo poi potrà essere condiviso anche con, su scala internazionale. Perché il movimento rifiuti zero è un movimento locale e globale che poi riporta le conoscenze globali a livello locale. Io credo che da di Mercate a Capannoli noi possiamo cambiare globalmente il nostro pianeta, e anche quando ci prende la disperazione, secondo me non è motivata, secondo me si può davvero vincere. Naturalmente io sono un po' parziale, perché la mia storia è stata una storia così, io ero in mezzo alla classe, l'anno scorso mi sento la telefonata, come? L'inglese, io una calma, Enzo lo sa, il mio inglese non è potente, non è, ero in mezzo ai bambini, mi sento parlare l'inglese, ridono, ma che succede, no? E insomma, mi comunicano che ho vinto questo premio, e naturalmente la prima cosa che feci con i bambini, adesso sto scrivendo un libro, quindi ho in mente proprio le mie reazioni psicologiche a caldo. Cioè, io parlai, mi ricordo, feci una riunione di bambini, oggi non si fa geografia. E cominciamo a parlare, tutti noi siamo formichine, ma se ci mettiamo insieme, queste formichine possono cambiare il mondo. Naturalmente avevo ricevuto una telefonata che nel piccolo me l'ha dimostrato, naturalmente non è che sono diventato un emochite. Sicuramente quando sono tornato, ed è la filosofia del premio, sono molto più forte, non sono un Embo Kidder, ma sono l'uomo ragno. Sono l'uomo che prima facevo la fila a incontrare i sindaci, dopo che ho incontrato Obama. È un onore incontrarlo. Fino a 2 mesi fa non era un onore. Anzi, fare le foto con me non era molto. Magari se volevi far carriera, ma è con quel matto degli Ercolini che è contro gli inceneritori. Ora, bene. Quindi magari io sono un po' casato, ma lo fa io. Sono la prova vivente che si possono avere delle grandi soddisfazioni quando si crede nella comunità. La comunità è amica, non può essere vissuta come a Napoli. Io c'ero a Napoli, ad Acerra nel 2004, il 29 agosto, gli elicotteri che bombardavano con i gas lacrimogeni. La comunità era nemica per risolvere il problema dei rifiuti.
erano stati blindati militarmente le discariche e gli impianti di incenerimento di Acerra. Ma no, la gente, la senza la gente, a Firenze si gridava nel 2008, senza la gente non si decide niente. E non ci sono decisioni che vincono e che durano se non hanno il consenso della gente. Non è populismo, io non sono populista, ma è funzionalità, è governance. Si governa laddove c'è consenso, dove non c'è consenso le soluzioni non passano. È inutile usare gli anatemi. Rifiuti zero, mette insieme le comunità con le leadership politiche illuminate, i sindaci, gli amministratori. Sono molti comuni che aprono le porte a rifiuti zero. I comuni sono quelli in prima linea perché sono più vicini ai cittadini, e i comuni recuperano il volto umano quando promuovono i percorsi rifiuti zero. Il sindaco, l'assessore, quando vanno a spiegare come si fa la raccolta differenziata, ci devono andare, devono essere pum pum loro a bussare alla porta. Oh, è il sindaco, oh, ieri è passato il papa, oggi è passato il sindaco. Ecco, ci deve essere lo stupore, perché se la gente non crede più in niente e un po' di ragione ce l'ha, ecco che bisogna spingere i sindaci non solo a darci una mano sui rifiuti zero, ma anche a rifondare una democrazia. E questa rifondazione però parte dal basso, non perché noi siamo basisti, ma perché non c'è alternativa. Non a caso siamo andati a bussare al portone più pesante, che è quello del Parlamento, con la legge. Nessuno di noi si illude, però intanto il martello batte e a son di battere il chiodo pianterà il messaggio.